Ultimi news di calciomercato. Come sempre alla sera, Rubrica Rossonera ti ci tiene ad aggiornarvi su tutte quelle che sono i movimenti, in notizie, indiscrezioni legate al mondo rossonero. Partiamo in maniera molto rapida. Capitolo difensore, mercato in entrata, mercato in uscita. Poi nel video successivo andremo ad analizzare nel dettaglio i due nomi nuovi. Ma la strategia del Milan sembra possa cambiare perché sembra possa cambiare? Perché il Milan è sempre più convinto di investire su Bremer, il difensore del Torino, e piace moltissimo alla dirigenza rossonera. Lo ritiene l'elemento importante, l'elemento fondamentale che complementare le caratteristiche di Tomori per costruire la difesa del futuro. Difficilissimo arrivare a Botman perché la Lille non vuole cedere in questo momento, vista considerata la situazione in campionato e vista considerato anche l'impegno in Champions League, non vuole cedere il gigante olandese, quindi Milan potrebbe decidere di fare un prestito con un altro profilo da qui al termine della stagione e puntare sempre con maggiore decisione per Bremer per la prossima estate, quindi potrebbe esserci questo cambio di strategia, un prestito adesso e un acquisto di titolo definitivo la prossima estate dico questo perché ci sarà un prestito perché il Milan ha ricevuto offerte importanti da parte di Cagliari, da parte, di da parte della Sampdoria per Gabbia Gabbia piace tantissimo alle due, alle due squadre il Milan lo cederà solamente in caso di arrivo di un altro centrale difensivo, dico in caso perché Gabbia e Calulu comunque hanno ben figurato hanno dimostrato sia con la Roma che contro la Venezia essere due giocatori comunque affidabili mister Pioli li ha elogiati in pubblico li ha elogiati anche nella società e ha parlato bene se dovesse Milan arrivare a un centrale livello allora giustamente Gabbia, vista e considerata la gioventù, è un classe 99 andrebbe in prestito altrimenti il Milan se non troverà il profilo giusto come l'ha stato detto l'anno scorso per Tomori il Milan rimarrà così ha fiducia nel gruppo il gruppo c'è grande fiducia bisogna che anche noi tifosi abbiamo fiducia nel gruppo perché poi il gruppo i Gabi i Calulu che ci hanno vinto, fatto vincere contro la Roma Gabbi e Calulu ci hanno fatto vincere anche contro il Venezia quindi bisogna avere sempre massima fiducia in tutti i giocatori della nostra rosa sono, na, sono usciti altri nomi li vedremo poi nel video successivo, uno di questi è Mercier, classe, 17, classe 2004 2005: un giocatore interessante. Un giocatore comunque che ha grandi qualità, grande fisico, capitano della Francia under 18, dell'Ill. Piace molto, lo analizzeremo poi nel video successivo. Altra notizia di calciomercato interessante, che in qualche modo riguarda sempre la rosa rossonera, è legata al, al parco portieri perché Milan ha Magnan come titolare a um, Tatarujano a Mirante, tra l'altro Mirante domani sarà titolare in Coppa e il Milan quindi farà, um, farà, farà partire in prestito Plizzari Plizzari che è riducito da un brutto infortunio andrà molto probabilmente a giocare alla SPAL SPAL che voleva ingaggiare un altro portiere che è Vladimiro Falcone non riuscirà a arrivare a questo giocatore e quindi andrà su Plizzari, quindi sarà una piazza importante SPAL che sta già valorizzando un altro rossonero come Lorenzo Colombo, Plizzari potrebbe andare anche lui lì a a crescere a mettere minuti, a in qualche modo esprimere tutte quelle che sono poi le sue qualità. Quindi capitolo difensore, torniamo un attimo indietro. Ieri abbiamo parlato di Ake, giocatore del City. Il difensore, però, molto probabilmente, visto che ho dato l'alta cifra investita, i 45 milioni investiti dal City, difficilmente lascerà il mercato. Difficilmente lascerà il Manchester City nel mercato di gennaio. Molto probabile più un discorso improntato per la prossima sessione di calcio mercato, Mi dicono però i detti lavori che la sua priorità, la priorità di questo ragazzo, sia di rimanere comunque in Premier League. Quindi, molto, molto difficile. Altra notizia di calciomercato che è legata sempre al Milan, è una fake news, la voglio smentire categoricamente. Sembrerebbe che il Milan, secondo quanto riportano gli autorevoli colleghi del Corriere della Sera e di altre iniziate giornalistiche anche in Spagna, Milan sarebbe sull'Iscio sul Alberto, giocatore talento, forte. Della Lazio, Lotizio vorrebbe chiedere 40 milioni di euro, ma il Milan, vi dico, non è interessato al calciatore perché è un calciatore, un profilo di giocatore che al Milan piace perché ha grandi qualità, ma non, non viene ritenuto idoneo al tre quarti perché il Milan vuole giocatori che abbiano. Alto ritmo perché, se pensate, il Milan come principio di gioco difensivo è l'attacco: è volto all'attacco il pressing in attacco. Quindi un giocatore come, come Luis Alberto, ha grande qualità e tanta corsa, ma probabilmente gli manca quell'intensità, quello strappo, quella forza che il Milan sta cercando anche di mettere nelle altre quarti. Dove Bram Diaz, comunque, è un giocatore piccolo, minuto, ma che ha grande ritmo, che ha grande accelerazioni e quindi copre tantissimo campo. E quindi, è molto difficile che poi questa attraversa, anche questi i costi Possa andare in porta trattativa di Luci Alberto. Queste sono le notizie principali di calciomercato, Vi rimandiamo al video successivo per l'analisi dettagliata del profilo che viene che è emerso oggi nella giornata di oggi. E come sempre, se è piaciuto questo video, vi di mettere mi piace, di condividerlo, di iscrivere al canale YouTube di Rubrica Rossa Nera.